about football coming home. And then one night in Rome, we were strong, we had grown. And now I see it's ready for war, as a good as before, sheer a certain to score. And Psycho screaming, three lines on the shirt. No es cosa de niños ni es cosa de viejos, el deporte rey es corazón de obrero. No es solo un balón entre dos porterías, es una afición que llora de alegría. No queda obsoleto desde la Pangea, ¿de quién habrá sido esta superidea? 20 jugadores con sus dos porteros, que algunos todavía llaman arqueros. El calor de la gente impacienta el ambiente que pita el de negro. Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día. Veo la Champions y la Liga. No quiero perderme nada del domingo y su jornada, ni mucho menos un gol. Sento en mi salón, no preciso almohadilla. Hoy lo veo en casa con dos coleguillas. Uno trae bufandas y cuernos vikingos y el otro se encarga de las cervecillas. Recuerdo el primer día en que fui con mi padre, estaba el campo lleno para desvirgarme. Sentí por mi cuerpo un dulce cosquilleo cuando el fondo norte gritaba el loeo. El calor de la gente impacienta el ambiente que pita el de negro. Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día. Sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga. No quiero perderme nada del domingo y su jornada, ni mucho menos un gol. Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día. Sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga. No quiero perderme nada del domingo y su jornada, ni mucho menos un gol. Me gusta el fútbol porque soy Dios en casa por un día. Sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga. No quiero perderme nada del domingo y su jornada, ni mucho menos un gol. Thank you.
Buonasera, buonasera a tutti, Club de Football, ore 23:50, siamo arrivati al 29 di gennaio, è volato il tempo ragazzi miei, il 29 di gennaio 2016, quindi siamo già partiti qua proprio alla grandissima con un mese di gennaio ricchissimo di emozioni a livello di calcio giocato in primis e poi di calcio chiacchierato, perché comunque bisogna anche masticare e chiacchierare di calcio per rimanere sempre attivissimi su ogni forma di tema, e ogni spunto è buono poi per parlare, per dire la propria impressione su quello che riguardano le varie partite, i vari episodi. Andiamo a vedere quelle che sono state innanzitutto le partite della serata. Questa è una puntata speciale di Club de Football perché ricordiamo doveva andare in onda il nostro Maxi Morgante con Radio Barça Italia, ma a quanto pare per un problema personale Maxi non è potuto intervenire qua in radio con la trasmissione, e appunto abbiamo pensato di fare questa puntata short, così parliamo anche in termini europei, per parlare e dare spazio al nostro Davide Di Cosmo che nella settimana, appunto mercoledì, non è stato con noi. Quindi andiamo a vedere le partite innanzitutto della serata, perché in Francia in Ligue 1 è finita 1-1 tra Marsiglia e Lille. La partita è stata abbastanza intensa, tra l'altro un espulso per il Marsiglia. Poi andiamo a vedere anche quelle che sono state le altre partite. In Bundesliga il Mainz vince 1-0 contro il Borussia Mönchengladbach. L'Avellino in Serie B invece, per quanto riguarda il campionato italiano, perde in casa 1-2 contro un Cagliari che vola in classifica in Serie B. Infatti una Serie B straordinaria per la squadra di Cagliari, di Rastelli, e la classifica parla chiaro con il Cagliari questo punto, con 24 partite giocate in testa, 52 punti, che scavalca il Crotone a quota 51. Poi il Pescara rimane dietro a 43, mentre il Bari a 39, e poi seguono Novara e Brescia a 38. L'Avellino con questa sconfitta rimane a quota 35 in classifica. Poi andiamo a vedere anche le altre partite che si disputeranno domani. Comunque i gol sono stati molto belli stasera, di Munari e di Alberto Cerri, entrato al 75esimo, ha realizzato dopo lo svantaggio siglato da Mokulu dell'Avellino. Poi il cartellino rosso per somma di ammonizioni per Alessandro Sbaffo, che ha lasciato il campo al 26esimo. Andiamo a vedere, come dicevo poco fa, la Serie B, perché la Serie B di sabato si giocherà domani alle ore 15, Brescia-Livorno, Cesena-Ascoli. Bella partita questa, tra l'altro, per gli amanti delle cadute della Serie A. Poi abbiamo anche Como Vicenza, altra partita interessante, Crotone Perugia con il Crotone chiamato alla vittoria, poi Lanciano Trapani, Latina Provercelli, Pescara Bari e Ternana Modena. Andando a vedere invece le partite di Serie A, perché domani iniziano alle ore 15, poi il nostro Davide Di Cosmo ce le illustrerà bene nel suo angolo delle scommesse di Di Cosmo. Ricordiamo, questa sera sarà ricchissimo perché tanti sono i temi e spunti caldi per parlare con Davide Di Cosmo di Serie A. Carpi Palermo alle ore 15, alle ore 18 Atalanta Sassuolo, alle ore 20:45 Roma Frosinone. Andiamo a vedere le partite di domenica, perché alle ore 12:30 i campioni d'Italia della Juventus sono chiamati alla vittoria in quel di Verona al Bentegodi con Chiavo Verona Juventus, e poi alle ore 15 Bologna Sampdoria, Genova Fiorentina, Napoli Empoli, Torino Verona e Udinese Lazio. Alle ore 20:45 poi il posticipo, il derby della Madunina, Milan-Inter, con due squadre parecchio scontente. L'Inter viene da una sconfitta terribile contro la Juventus, maturata in Coppa Italia contro la Juventus appunto 3-0. Poi c'è anche questa domanda sul Milan, calciomercato, che non si capisce se continuerà o no. Vedremo la società di Milanello, se riuscirà poi di Via Turati, scusate, l'allenamento a Milanello, se riuscirà a fare qualche colpo. Comunque il Milan è chiamato, anche loro sono chiamati alla vittoria, così come l'Inter, per rispondere a tutte le polemiche e le critiche. Tanto calciomercato questa sera, perché l'Inter ha preso Eder,
per la gioia di Roberto Mancini. Poi tanto calciomercato, continua anche il calciomercato in tutta la Serie A. Ci sono la Sampdoria che ha preso Quagliarella, il Chievo che invece ha dato via Paloschi, quindi tante le trattative apertissime. Ricordiamo, il calciomercato si chiuderà il 31 di gennaio, per la precisione. Adesso andiamo anche a vedere l'orario per essere precisi.